Amiche e amici, bentrovati. Episodio numero 208 di Cycling Chronicles. Io sono Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Oggi per parlare ancora di Giro d'Italia. Giro d'Italia riaperto, Giro d'Italia ancora chiuso, vediamo. Mi fanno compagnia Alberico Faroldi. Ciao Albi, Giro d'Italia riaperto o Giro d'Italia chiuso? A Giro d'Italia riaperto. Diamo un po' di speranza dopo due settimane che sono state un rimedio naturale contro l'insonnia. E auguriamoci di vedere una 3-4 giorni finale scoppiettante, e ce lo meritiamo. E Luca Saugo, ciao Luca, come stai? Ciao Primo, io tutto bene, grazie. Sono anch'io abbastanza per il Giro d'Italia riaperto, però il Giro d'Italia è veramente strano, particolare, perché abbiamo perso l'ultimo oggi, comunque Remco, abbiamo perso gran parte dei nomi più attesi. E quei pochi che sono rimasti sembrano aver tutti già finito la benzina, a parte Caruso, Yates e RDV Almeida. Il resto, cioè, sembra, cioè, veramente una situazione strana. Mi sembra il set di un film che Albi conosce bene, un capolavoro della cinematografia italiana, Natale al cesso. Stanno tutti al cesso. Il capitolo più bello della saga dei cinepanettoni è chiaramente quello in cui non ci sono né De Sica né Boldi, ma c'è Maccio Capatonda. Applausi. Allora, oggi parliamo di Giro d'Italia. Oggi parliamo di oggi. Stiamo registrando di mercoledì 26 maggio. Sono le 22:37, quindi il traguardo di Sega di Ala ce lo siamo lasciati alle spalle qualche ora fa. Parliamo di Giro d'Italia riaperto, Giro d'Italia ancora chiuso, l'ho chiesto qua ai miei due compari. Per avere un quadro della situazione partiamo da quanto accaduto nella tappa di oggi, con questo arrivo che non si vedeva dal Giro del Trentino 2013, lo conoscevano poco. Tappa di 194 km, la salita di Sega di Ala preceduta dal Passo San Valentino. È stata una fuga, come era lecito aspettarsi, una fuga di 19 uomini che si è composta pian piano. C'erano tra gli altri dei Quickstep, Serri e Knox, c'era Moscon. Una fuga dove l'ha fatta da padrone De Martin che sul San Valentino ha scollinato con Pedrero, con Moscon e con Bouchard, che era chiaramente interessato alla classifica dei Gran Premi della Montagna. Dietro non è successo nulla se non una foratura che ha attardato Ciccone con la Trek che ha provato a farlo rientrare. Credo abbiano trovato Remco in discesa, perché Remco si era staccato sul Passo San Valentino. Io non ho visto come ha scollinato. No, ha scollinato coi primi, cioè si è staccato all'inizio salita, è andato su del suo e poi ha ripreso in cima e è tornato in gruppo, ancora in salita. E è preso in cima. E poi è stato coinvolto Remco in questa caduta insieme con i Trek in discesa. Luca, che cosa è successo? Che conseguenza ha riportato Remco? Le notizie sono arrivate da poco, ne parlavamo nel pre-puntata. Io e Albino ignoravamo la notizia di domani. Sì, allora diciamo che i Trek sono caduti. Hanno portato giù Schultz, che si è ritirato, ed è una brutta perdita per Yates. Remco ha girato la curva, si è trovato i Trek davanti, già caduti, ha avuto un attacco, un po' di panico, chiamiamolo così, ed è uscito di strada, si è scontrato col guardrail ed è stato sbalzato fuori, è caduto sull'erba, però poi si è rialzato, è stato investito da neve. I Trek sembra siano malmessi anche loro. Non si sa, decideranno domani mattina sia Nibali che Ciccone se ripartire, però abbiamo visto Ciccone molto sofferente perché era rientrato sul gruppo davanti, poi in salita si è preso 10 minuti, 11 dai primi, è andato su proprio, 8 minuti si è preso, però insomma ha fatto molta, molta fatica. Remco sembra non si sia rotto nulla, però aveva ferite su ambedue i gomiti, una ferita alla mano, ha terminato la tappa molto dolorante, ha deciso di ritirarsi. Un grosso peccato perché il suo giro non era finito e perché sul San Valentino aveva fatto davvero una bella scalata e pedalava davvero bene, e pedalava molto 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 bene e avrebbe potuto fare una bella tappa, secondo me, arrivando anche davanti a molti altri uomini, a molti uomini di classifica. Beh, lui era già fuori classifica, perché abbiamo visto come sono andati male Carti, Laso e compagnia, e soprattutto sarebbe stato potuto essere fondamentale per Almeida nelle prossime tappe. Luca, credo... mi spieghi...
Ti interrompo solo un istante, mi spieghi per bene come è avvenuta la caduta? Perché i track stavano rientrando e non sono riuscito. Non sono. Non l'hanno ripresa, non l'hanno ripresa, cioè li abbiamo visti, cioè si è vista la caduta di Remco, però non si è vista la caduta di quelli davanti, cioè li abbiamo visti subito per terra, non si è capito bene quali Erano erano. tutti nelle retrovie del gruppo perché Remco forse aveva difficoltà in discesa, i track erano appunto rientrati in quell'istante. Sì, no, Remco era di più di, Ok. erano tutti insieme ovviamente, erano tutti nelle retrovie del gruppo, Remco era un stilo dietro questi. E non ha saputo schivare la caduta, ma secondo me non ha saputo schivarla anche perché si è fatto un po' prendere dal panico. Ecco, io credo che a conti fatti, vedendo anche come è salito oggi sul San Valentino, che è, cioè, praticamente una salita di 14 km con pendenze veramente allucinanti, perché era quasi sempre in doppia cifra, cioè non era una salitella, sono 15 km a 7,8% con tutto. Un tratto praticamente dal chilometro 1,5 al chilometro 9,5 all'8,9%. Remco si è staccato subito, ha ripreso un sacco di corridori e in cima, salendo del suo, praticamente ha ripreso il gruppo. Secondo me già quando si è staccato si vedeva però che aveva una bella pedalata. Ecco, io credo che rivedendola oggi, dietro il suo giro ci sia purtroppo tanto di psicologico, perché secondo me lui si è buttato giù un po' troppo presto. Nella tappa degli sterrati, già dalla tappa degli sterrati in poi, e credo che anche adesso stia un po' frastornato, e penso che sia la scelta migliore da adesso in poi sia farlo correre, correre, correre finché non si ritrova. E oggi poteva essere una bella occasione per ritrovarsi, anche perché lui, cioè, è andato malino sullo Zoncolan, ha mollato domenica, però a conti fatti ora ci rendiamo conto che tutti gli altri uomini di classifica, a parte chi è andato male prima d'ora, a parte Almeida che non ha mai tenuto il passo dei migliori in nessuna tappa praticamente, perché o è rimasto con Remco o è andato in fuga sul Giau o nella prima settimana ha fatto fatica. E questo Yates, che insomma è quello che ha corso in maniera un po' più sparagnina, però vediamo tutti gli altri che sembrano essere arrivati a fine corsa, che hanno già chiesto troppo al loro fisico. Nel caso di Vlasov, secondo me, ad esempio, era la Palissiano che stesse chiedendo troppo al loro fisico. Quindi la mia impressione è che lui si sia lasciato un po' scoraggiare, vedendo anche gli altri che andavano tanto forte, ma gli altri andavano tanto forte perché stavano osando troppo, stavano chiedendo troppo al loro fisico. Quindi io mi mangio un po' i gomiti per questo giro di Remco, perché penso che avrebbe potuto far meglio, che avrebbero potuto gestirlo meglio, magari portandogli uno Stibar, un Asgreen vicino, cioè un corridore capace di fargli da bodyguard in gruppo sugli sterrati, perché alla fine penso che le gambe nella prima settimana c'erano indubbiamente, e penso ci fossero ancora adesso, purtroppo. Cioè, non penso ci sia tanto di gambe dietro la debacle di Remco, ma e ti dico, è peggio così, penso ci sia tanto di testa. Albino, tempo di bilancio sul giro di Remco, tu come inquadri la situazione, ma soprattutto alla luce della vigilia, perché sta passando un po' un capovolgimento di quelle prospettive che c'erano alla vigilia del giro di Remco. Era effettivamente una situazione strana, perché c'erano delle riserve su un corridore che però non si poteva non dare come favorito. E questo quadro adesso è distorto da una quota di pubblico che dice in modo più o meno enfatico co come potevate inquadrarlo come uno dei principali favoriti di questo Giro d'Italia. Alla fine di questa 17ª tappa, con la notizia del ritiro, della non partenza domani, torniamo all'inizio di questo giro, chiudiamo ormai questa parentesi che abbiamo aperto su Remco prima di andare poi a vedere, come è andata a finire quella tappa di oggi e che prospettive ci sono su questo Giro d'Italia. Cerchiamo di mettere ordine un attimino nel giro di Remco. Cos'è accaduto partendo dalle dichiarazioni di Lodvik? Penso che Luca abbia già riassunto bene ciò che è successo a Remco. Io penso che questa sia stata un'occasione anche per i suoi detrattori di autoconvincersi che il ragazzo non è un fenomeno. Avevano già provato a farlo dopo la caduta al Giro di Lombardia e adesso hanno avuto ancora un'altra occasione.
facendolo in malafede, perché bisognerebbe ignorare l'eccellente prima settimana avvenuta, ricordiamolo ancora una volta, dopo 9 mesi di inattività, e poi ignorando chiaramente tutto quello che ha fatto sì che noi indicassimo comunque Remco tra i favoriti, se non il favorito di questo giro, quello che è successo nel 2019, nel suo 2020 fino al succitato incidente nella discesa del Sormano. Mi viene da domandarmi come si poteva non indicare come uno dei, se non il favorito, il corridore più talentuoso in corsa, tant'è che avevamo sottolineato che esistevano delle remore anche riguardo a Bernal, però come si faceva a non indicare Bernal tra i favoriti di questo giro? Se Remco era il corridore più talentuoso al via, Bernard era il secondo più talentuoso al via, e nonostante, anzi fortunatamente, i problemi alla schiena non si sono ancora fatti vedere, è meritatamente in maglia rosa, nonostante oggi per noi che stiamo registrando ha vissuto una battuta d'arresto. Le scelte della Quick Step sono state impeccabili, perché nel momento in cui Almeida ha perso le ruote del gruppo nella salita verso Sestola, le gerarchie si sono delineate, hanno fatto di tutto per salvaguardare il loro capitano in quel momento, il capitano che la strada aveva indicato. Purtroppo per loro le cose non sono andate bene, la squadra non si è rivelata neanche all'altezza delle aspettative, Masnada fuori per una tendinite. Quindi i nostri pronostici sulla Quick Step sono andati a farsi benedire, e poi comunque adesso si sono trovati, come spesso accade alla Quick Step, con il corridore più in forma al momento giusto. Mi permetto di aggiungere due cose. La situazione inizialmente era effettivamente contraddittoria, perché c'erano delle riserve, ma non erano riserve fondate. Era l'unicità del talento di Remco. Remco non è soltanto un talento enorme, è un talento unico, cioè un talento che è dotato di una unicità. In un momento per il ciclismo su strada in cui si sta vedendo finalmente un vento nuovo, fresco, bello. Remco, in mezzo ad altri fenomeni, si distingue per l'unicità di quello che ha fatto vedere. In quei termini l'ha fatto vedere soltanto lui. Mancavano delle evidenze, ma delle evidenze anche c'erano. Potevano essere tratte anche dalle condotte di altri esordienti in grandi giri. Mi viene da pensare alla Vuelta 2019 di Pogačar, che nel 2019 non era un corridore comparabile al Remco che abbiamo visto prima della caduta al Giro di Lombardia. Pogačar è un corridore che è diventato terrificante dopo. Prima poteva essere un corridore eccitante, era un corridore da cui ci aspettavamo tantissimo, forse non quello che poi è stato capace di far vedere, sta continuando a far vedere. Quindi il fatto che non poteva reggere le 3 settimane, il fatto che, chiaro che delle riserve c'erano, ma era assolutamente dissennato non indicarlo come uno dei principali favoriti insieme con Bernal. Aggiungo un'altra cosa, perché c'è della malafede o comunque si è un po' avventati a trarre dei bilanci da questo giro di Remco? Perché gli stessi che dicono che le evidenze mancavano prima, a ben vedere, dovrebbero riconoscere che delle evidenze mancano ancora, perché Remco esce da questo giro senza che possano inquadrarsi in modo certo quelli che sono stati i suoi problemi, che non sappiamo se siano di natura psicologica o di natura fisica o di mancanza di fiducia. Gli sterrati affrontati in quel modo, perché affrontati in quel modo? Si è staccato a Cortina, perché si è staccato a Cortina? Si è staccato a Cortina perché non aveva gambe o perché, come dice Luca, si è demoralizzato? È difficile trarre delle evidenze adesso. Se mancavano prima, mancano anche adesso. Quindi è difficile poter condurre con ragionevolezza un'opera di demolizione di un corridore che è spiccato per l'unicità del suo talento. Ad ogni modo, aderisco comunque alla visione di Luca, al fatto che adesso debba correre, debba riacquistare fiducia soprattutto. Il mio giudizio su di lui assolutamente non cambia. Domani non parte, la notizia dovrebbe essere ufficiale, se no ci tacciano di
dare notizie avventate, come quello che su Facebook mi ha scritto che per colpa nostra ha venduto Bernal al fantaciclismo perché abbiamo detto che Bernal avrebbe partecipato al giro, una cosa che non abbiamo detto mai. Va bene. No, comunque lo ha riportato il sito della Deconinck Quickstep, quindi se gioco forza, se poi domani cambia idea, prendetela con loro. Ma a parte questo, cioè io voglio dire che noi parliamo di Remco in un certo modo perché l'abbiamo seguito dalla prima gara che ha fatto quando mi è sboccato. Io e Albi Remco lo seguiamo dal 2017. Quando Remco correva tra gli juniores, noi qualche domandina ce la siamo anche posta, cioè ci siamo chiesti, ma quanto è forte in salita questo? Ma potrà fare queste cose al piano di sopra? Cioè non è che siamo cretini che abbiamo visto i risultati di questo su qualche sito e abbiamo detto, oh, è un fenomeno. L'abbiamo visto correre, cioè abbiamo i video del Giro della Lunigiana, voglio dire, abbiamo i video della Kuurne Bruxelles, Kuurne Juniores che vinse staccando Ilan Van Wilder sul Quaremont. Cioè, non è che parliamo per caso, diciamo cose per caso, noi sappiamo, io, cioè, non, cioè, l'ho detto prima del giro, lo ridico che Remco è il più grande fenomeno che c'è in circolazione. Poi, come detto, cioè, è stato vittima di una bruttissima caduta, sta avendo altri problemi. Può anche essere che la sua carriera finisca qui, per quello che ne sappiamo, può anche essere che adesso decida di ritirarsi, però ciò non toglie il fatto che sia un fenomeno, cioè, non è che uno ha bisogno di vincere le gare o di dimostrare al tifoso che sta seduto nel divano di essere un fenomeno, cioè se l'ho fatto vedere già basta. Voglio dire, Rogério Vies, qualcuno vuol negare che Rogério Vies sia stato un fenomeno solo perché la sua carriera è finita quando aveva 24 anni cadendo in un burrone? Qualcuno vuol negare che Jean-Pierre Monzelet fosse un fenomeno? Cioè, questo ha vinto a 20 anni, 19 anni, ha vinto la classica del San Sebastian, umiliando tutti i professionisti. L'anno scorso, prima di farsi male, aveva vinto tutte le gare che aveva fatto. Tutte le gare che aveva fatto. Cioè, su una salita come il Balcon de Biscay aveva staccato Yates, Landa. No, non era il Balcon, era, come si chiama? Quello lì della Volta a Picon Burgos. Blanco. Yates, Landa aveva staccato Carapaz. Aveva vinto la tappa del Giro di Polonia scattando in pianura a 50 km dal traguardo, rifilando 1 minuto 50 a Fuglsang, che da lì a poco avrebbe vinto il Giro di Lombardia, dando 2 minuti e 20 a Yates e a Mike, dando più di 3 minuti a tutti gli altri. Cioè, queste sono evidenze e basta, e parlano. Se tu hai qualche dubbio, due sono le cose: o sei cretino o sei in malafede. Detto questo, non aggiungo altro, però è la verità, cioè se uno ha dubbi sul talento di Remco, cioè o non capisce niente di ciclismo, o è uno che ha voglia di rompere i coglioni, e per carità, per quel che mi riguarda, può anche andare a farsi un giro. Certe cose o si vedono o non si vedono. Chiusa questa parentesi sulla caduta, che rappresenta un momento importante della corsa perché costringe Remco al ritiro. Remco, come diceva Luca, poteva essere un fattore nei giorni a venire, specialmente per una De Kooning che ha ritrovato Almeida. Caduta che attarda un altro uomo di classifica che è Ciccone, che si ritrova con problemi, mi pare, al fondoschiena, alla parte inferiore appunto della schiena, come dichiarato appunto nel dopotappa, attardato anche da problemi meccanici, dovrà sostituire la bicicletta, arriverà con 8 minuti da Martin. Inizia la salita di Sega di Ala, da cui prende le mosse l'analisi del giro che verrà, giro aperto o giro chiuso. Davanti cosa succede? Davanti di questa fuga rimane soltanto il Dan Martin, che ho indicato prima come dominante in questa fuga, che ha fatto un grande numero, si è portato a casa la tappa, veramente un grande numero dalla partenza galoppante, complimenti a lui. Dietro cosa succede? Succede che fino a un certo punto pensavamo ragionevolmente che sarebbe stata una tappa come tante, che la Ineos avrebbe fatto partire quella selezione che pian piano staccava Vlasov ai meno 9 km, prima aiutato da Pronsky, poi rimasto solo, Cagnaccio come al solito ha cercato di limitare i danni, ma ha fatto vedere nuovamente i limiti che purtroppo sono emersi in questo corridore, in cui io personalmente riponevo speranze. Qualcuno era più scettico e aveva ragione, come avviene sempre. Ai meno 6 km, Castrovieco tirava per la Ineos, ha staccato Carti, che è rimasto con Bettiol e con Bardet.
E fino a questo punto davanti c'erano 18 corridori, poi rimangono in una decina di corridori. C'era Caruso con Peyo Bilbao, Egan Bernal, oltre a Castroviejo, aveva ancora un brillante Martinez. C'era un ottimo Ulissi, Almeida e Simon Yates. Si è visto un buon Fosse rientrare aiutato da Bennett. Ai meno 4 km, mentre la tappa stava andando in direzione De Martin, Simon Yates scatta. Sì, cosa è successo? Cioè, è bastato il ritmo di Castroviejo per mandare gambe all'aria l'attuale quarto e l'attuale quinto della classifica generale, che ieri erano terzo e quarto. Yates fa uno scatto, due scatti, tre scatti e alla fine cede anche Bernal. João Almeida non cede e negli ultimi 800 metri stacca e pesantemente Yates. La cosa impressionante sono in quei pochi chilometri lì, in una tappa dura, sì, perché abbiamo detto il Passo San Valentino era una bella salita, però non durissima, non era il tappone che si sarebbe dovuto fare lunedì. Cioè si sono dati degli stacchi enormi, perché Almeida ha dato 27 secondi a Yates. Yates ha guadagnato 53 secondi su Bernal e 50 su Caruso, e Almeida quindi vuol dire che questi qua ha dato più di un minuto. Vlasov si è preso quasi 3 minuti da Almeida, Bardet si è preso 2 minuti e 40, Carty si è preso addirittura quasi 4 minuti da Almeida, cioè in quanti? In 5-6 km si è preso quasi 4 minuti. È chiaro che a questo punto ti chiedi, ma questo giro come finisce? Cioè, sono crisi brutte queste, voglio dire, sono un po' come le crisi dello stesso Yates a Prato Nevoso, non è quella giornata, no? Non so, facciamo l'esempio di Pogačar l'anno scorso sul Col della Loz, ok, si è staccato, giornata un po' difficile, ha perso 15 secondi da Roglic e 30 secondi da Miguel Angel Lopez in quei 3 km finali della salita. Cioè questi in 3 km hanno preso minuti. E così dici, vabbè, l'Alpe Mera, l'Abbiategrasso Alpe Mera può anche essere superabile, perché alla fine, cioè, ci sono due GPM facilini prima dell'ultima salita, ma nella tappa di sabato, dove c'è una salita di 20-25 km circa, aspetta che vado a vedere quanto, mi pare siano 23,7. Sì, il Comunque, passo San Bernardino, intendi. una salita in finita come il Passo San Bernardino, cosa può succedere? Può succedere di tutto, cioè, per dire, uno come Bernal, se va in crisi, rischia anche di perdere il giro, nonostante sia Bernal. Per me in questo momento il giro è un discorso a 4. È un discorso a 4 perché Bernal è la maglia rosa e oggi si è comunque difeso meglio di altri. Damiano Caruso è secondo e a lui non puoi dire nulla. Cioè, oggi secondo me poteva magari anche provare a piantare uno scattino in faccia a Bernal. Però lui resta solido, resta sempre a galla, si difende sempre bene, sta andando molto bene e sta ritrovando Peyo Bilbao, perché Peyo Bilbao oggi è andato molto forte. Appena si inizia a far fatica per davvero, Peyo Bilbao viene fuori e Peyo Bilbao può essere una carta veramente importante nel proseguo di giro. È aperto a Simon Yates perché Simon Yates sta bene e perché le prossime sono salite adatte a lui. Poi c'è da considerare, a mio avviso, anche João Almeida, perché sì, ha 8 minuti e 45 secondi da Egan Bernal, però sicuramente ha la cronometro dalla sua, quindi magari dobbiamo scalare almeno questo minuto e 45 nei confronti di Bernal. Diciamo che ha 7 minuti da recuperare a Bernal e già Yates sono molti meno, cioè sono 5 minuti e poco più e a Caruso sono 6. Però soprattutto oggi aveva un'altra gamba rispetto al resto della concorrenza, cioè ha dato distacchi astronomici. E qui, cioè, per lui è grave la perdita di Remco, perché avere il Remco del Passo San Valentino che ti fa il passo sul San Bernardino, avrebbe potuto fare quello che ha fatto l'anno scorso Rohan Dennis, per dire. Però appunto, cioè, sembra quasi una situazione simile a quella del giro dell'anno scorso, quando siamo arrivati al tappone, che sono finiti tutti uno per angolo. E questi Vlasov, Carty, Bardet meno, cioè Bardet direi che oggi magari ha sofferto un po' il caldo, però non credo che Bardet crollerà di netto. Però io Vlasov e Carty non ci metterei più neanche la firma che arrivano in top 10. C'è una situazione veramente particolare. Bilbao è tredicesimo a 27 minuti e mezzo, ma dobbiamo considerare che Ciccone forse domani non parte e difficilmente, anche se partisse, riuscirà a difendersi. Cioè, uno come Bilbao rischia di entrare in
in top 10. E poi appunto uno come Daniel Martin, che oggi è andato come un treno, ha fatto una roba spaziale, perché ha fatto in testa tutto il San Bernardino, tutto il San Bernardino, il San Valentino e tutta la salita finale. Alla fuga non ha mai lasciato più di 5 minuti e lui è arrivato al traguardo. Se uno come Daniel Martin, se sta così bene, magari, cioè, prova anche lui no, un po' a muovere le acque, perché io credo si senta un po' l'odore del sangue, si senta che si possono dare distacchi grossi e si può mandare qualcuno in crisi veramente pesante. Soprattutto c'è da dire un'altra cosa, come dicevamo prima di registrare, cioè, il dato è questo, che se si guardano i distacchi della classifica generale, se oggi non fosse successo quello che è accaduto, se vedessimo soltanto i distacchi, il giro sarebbe ancora chiuso, sono 2 minuti e mezzo sul secondo, quasi 3 minuti e mezzo sul terzo. Il problema è che la crisi di Bernal oggi sembra una crepa, tu hai richiamato Simon Yates di Prato Nevoso, e potrebbe aprirsi non nel senso di altre crisi comparabili che gli fanno perdere qualche secondo, qualche decina di secondo nella terz'ultima, nella penultima tappa, e potrebbe aprirsi il discorso a cronometro con Caruso dietro che magari resta solido, capace a cronometro di spingere. Il problema è che l'impressione che ha dato Bernal oggi, che poi ha dichiarato di aver patito le pendenze, come dicevi tu Luca, è quello di un corridore che manifesta i sintomi dell'implosione. Dobbiamo ragionare nel termine di una grossa crisi di Bernal che si leva di mezzo e che apre uno scenario in cui veramente l'impronosticabile potrebbe succedere. Cioè, Damiano Caruso si trova veramente in una situazione particolare. Anche Tra perché l'altro, il però terzo non è che. classificato della classifica generale oggi, negli ultimi 800 metri, non prende 27 secondi che tu dicevi, mi permetto di correggerti, ne prende 17 in 800 metri da Almeida. Quindi anche Simon Yates, che ha i meno 4, ci ha provato, ha dato a Bernal una mazzata, però non ha dato l'impressione di essere quel corridore, cioè non ha dato i segnali che ha dato Almeida. Lo vedi là terzo a 3,23. E ti rendi conto che in due tappe può ammazzare il giro. Cioè, anche lui non è che abbia particolarmente convinto. Dimmi, Luca, e poi faccio una domanda ad Albino. Ecco, no, volevo dire che Bernal dice di aver sofferto le pendenze, però ce lo ricordiamo tutti come andava pochi giorni fa sullo Zoncolan. Quindi anche lì, se sullo Zoncolan non ha sofferto le pendenze e adesso ha sofferto le pendenze, forse bisogna anche farsi qualche domanda. Forse sta effettivamente succedendo qualcosa anche a Egan. A guardare questa classifica generale si possono fare due ordini di considerazione. Vengo alla domanda che volevo farti. Uno riguarda appunto i pronostici, riguardano le prospettive di questo Giro d'Italia che sta giungendo alla conclusione. Le altre considerazioni possono farsi, visto che si è parlato tanto, anche io ho parlato tanto del Giro d'Italia 2020, della qualità del Giro d'Italia 2020, sulla qualità del Giro d'Italia 2021, perché tanti parlano di boccata d'ossigeno rispetto alla scorsa edizione. Il terzo classificato, quello che deve riaprire il giro, con tutto il rispetto per il buon Damiano Caruso, che magari lo vince pure il giro, oggi ha preso 17 secondi da Almeida negli ultimi 800 metri. Caso Beccarti, che oggi hanno preso una scuffia clamorosa, partivano quarto e quinto, cioè partivano terzo e quarto, sono ancora quarto e quinto. Hanno 6 minuti, quarto e quinto. Mancano ancora due tappe. Il decimo classificato, Ciccone, 11,26. C'è Martin che sta spingendo dietro. Martin ha preso quasi 10 minuti sugli sterrati e a ridosso della top 10. Il tredicesimo classificato, Bilbao, ha quasi mezz'ora. Il tappone o il Giro d'Italia duro non c'è stato, perché fino alla conclusione della seconda settimana, cioè fino allo Zoncolan, di fatto si è un po' passeggiato. Appennini sono stati fatti un po' a passeggio, non hanno fatto distacchi, non ce li aspettavamo, no? I distacchi che altri ci aspettavano agli Appennini. Il tappone non c'è stato perché è diventato un tappino, con tutto il rispetto per quel Giao che è rimasto e che non abbiamo visto. Che qualità c'è in questo Giro d'Italia, scomodando anche il Giro d'Italia 2020? Credo che in questo caso la differenza venga fatta dai nomi. Sicuramente i nomi di Bernal, Yates, Vlasov o Almeida, e questo ti dà l'idea anche di come cambi il giudizio dal 2020 al 2021, sono sicuramente più riconoscibili e conosciuti dall'appassionato spettatore medio rispetto ai Gjorge Gnaert e gli Indrid dell'anno scorso, che erano
con tutto il bene che gli si può volere, erano dei signor nessuno prima di quel giro e sono tornati dei signor nessuno dopo quel giro. Però, sai, quest'anno nomi più riconoscibili, nomi più ad effetto e ti danno l'idea di vedere un giro più bello, più ricco di contenuti e anche più divertente, cosa che in realtà non è. È un giro ad eliminazione, esattamente come quello del 2020, e dai contenuti tecnici che latitano, a mio avviso. Spero almeno che questa 3-4 giorni finale il lato del divertimento e dello spettacolo, anche se di secondo piano, possa compensare. Aggiungo che c'è anche l'italiano di mezzo per la vittoria, che questo ha sempre il suo ruolo e il suo peso. Vi volevo stimolare solo su un punto, giusto per fare un po' di polemica. Che dicevate che Remco lo seguite dagli albori. Avevo visto qualcosina anch'io di Remco. Dal momento del suo passaggio al professionismo, quando si è iniziato a parlarne un pochino di più con Giacomo, allora non eravamo assieme, tiravo fuori questa cosa che mi infastidiva il paragone con Merckx, perché di fatto non era la strada giusta per definire Remco. Il trovare un metro di paragone o cercare il nome a effetto, cioè, quello è un esercizio che non, secondo me non va bene, che io reputo inaccettabile perché non serve, non perché non valga, perché non serve. Io dico una cosa, ma perché Remco è stupido metterlo accanto al nome di Merckx mentre in tanti tirano fuori Pantani e lo associano a Bernal? Oddio mio. Guarda, io dico una cosa, cioè a me le comparison piacciono, no? Tipo City americani di basket sul draft, le ho sempre fatte, però devono essere centrate, cioè Eddie Merckx era un corridore di 1,85 m x 75 kg, non c'entrava nulla con Remco. Sono simili un po' forse nello stile in salita, potrebbero essere simili nel modo in cui Remco dovrà approcciare un giorno i grandi giri, cioè Remco dovrà correre come ha corso Merckx, per dire, al giro 73. Cioè all'attacco, prendendo le salite davanti, facendole del suo ritmo e mettendo quelli dietro un grande. Però in tutto il resto si assomiglia molto poco come corridori. Cioè, per dire, Remco, se devi associarlo a qualcuno di storico, allora, assomiglia molto di più come tipologia di corridore a Bernardino, anche se gli mancano ancora diverse cose di Bernardino. Ecco, Bernal c'entra con Pantani come, non lo so, come Lewandowski assomiglia a Baresi. Bernal è un grande corridore, Pantani era un grande corridore, però non si assomigliano per niente. Cioè, Pantani era, a parte uno scalatore puro, cosa che Bernal non è, Bernal è un corridore completo, cioè un po' carente a cronometro, però per dire è uno che va molto forte su terreni dissestati, non molto forte, anche perché viene dalla mountain bike, però cioè, Pantani era un corridore che saliva con le mani basse sul manubrio facendosi chilometri in piedi sui pedali. E facendo del cambio di ritmo e della capacità di ripetere i cambi di ritmo il suo punto di forza. Cioè Pantani faceva un chilometro, no? A tutta sui pedali, si sedeva a 200-300 metri, di nuovo sui pedali, un altro chilometro a tutta. Bernal è uno che corre, che sale, come anche Pogacar, ma anche come lo stesso Remco, cioè una cosa come un 3, uno che sale sempre seduto, sempre con lo stesso ritmo, cioè non assomiglia per niente a Pantani. Sono proprio due robe totalmente differenti, quindi cioè, sai, alla fine alla base del paragone Bernal-Pantani, del motivo per cui il paragone Bernal-Pantani lo puoi fare e lo fanno, invece se fai il paragone tra, non so, se io dicessi Roglic assomiglia a Greg LeMond, che è una roba che ci sta, me ne direbbero di ogni, viene dal fatto che Bernal è uno che ha corso qui in Italia, è nato qui in Italia ciclisticamente, quindi è uno simpatico. Ed è trattato da tutti come uno A fortissimo, no? Cioè c'è Bernal una corsa, Bernal è un fenomeno, per dire Roglic c'è uno che ha fatto i dispettucci, non sai in realtà che dispetti, all'idolo nazionale popolare, quindi è stato tacciato dalla stampa e dagli appassionati nostrani come un antipatico, per cui quando parli di Roglic se ne parli in toni un po' troppo entusiastici, stai esaltando troppo, stai dicendo una cazzata. Questo è il discorso di fondo, cioè sembra una puttanata, però è così, cioè funziona meramente a simpatia e antipatia. Remco è antipatico, Roglic è antipatico, Van der Poel è antipatico, per un motivo o per l'altro sta gente è antipatica e quindi non puoi far paragoni,
Bernal è simpatico, quindi lo puoi accostare a uno con cui non c'entra nulla. Però di fatto. Visto che ce l'hanno chiesto in tanti, ma perché c'è questa insistenza sul fatto che sono antipagi? Ma il termometro della stampa, del pubblico, un pochino, quello che si scrive, quello che si legge in giro, cioè, si trae un po' da lì l'antipatia nei confronti di questi corridori, Sì, certe. basta leggere cosa scrivono sui social o in certi forum che O non certe hanno riviste, o certe esatto, riviste, certe certi. riviste, cioè, Sì. basta, cioè Roglic ne ha sempre una per Roglic, cioè si inventano anche le peggio puttanate e altri invece vengono portati in palmo di mano, cioè a me Bernal piace come corridore, l'ho conosciuto, è un bravissimo ragazzo, però avete mai visto un articolo un po' sui social in cui qualcuno tratta Bernal allo stesso modo in cui viene trattato Roglic, in cui viene trattato Pogacar, in cui viene... no, Pogacar vabbè un po' meno, però neanche lui proprio sta tra i simpatici, in cui viene trattato Remco, in cui viene trattato Van der Poel, Van Aert. Comunque, volevo dire un'altra roba, poi vi lascio la parola perché oggi sono un po' prolisso, ma ho i dati dei wattaggi sulla salita odierna. Diceli, Dan diceli. Martin è salito a 5,9 watt kilo, João Almeida è salito a 6 watt kilo. Sono saliti abbastanza forte, non sono saliti fortissimo perché Bernal e Simon Yates possono fare wattaggi più alti su una salita di questo tipo. Se questi sono i watt di Almeida, non oso immaginare quali siano i watt di Carty e di Vlasov, e quindi onestamente questa cosa conferma un po' la mia impressione che sono già tutti un po' appesi. Beh, anche perché comunque dobbiamo dare atto che il maltempo, probabilmente i tanti giorni con la pioggia, hanno anche portato via un po' di energia extra. Lampadine dalla luce fioca. Tu Albino ridevi perché Bernal assomiglia a Pantani, pensavi quanto Alberino assomiglia a Nick Van Exel, fare un paragone Intanto cestistico. il Nick Van Exel è stato uno dei miei idoli, uno dei giocatori su cui ho modellato il mio gioco, perché essendo io mancino e avendo anche il numero 9, tra l'altro, Accidenti, vedi come cazzo fai il paragone e poi ci cadi come. giocatore di culto, giocatore di culto. Ho visto giocare Van Exel, pur non capendo un cazzo di basket, ma non ho mai visto giocare Lo vedrai, te te. lo prometto. È una, più che Lo una vedrò, promessa, lo una vedrò. minaccia. No, scherzi, scherzi a parte. Allora, gli ascoltatori devono sapere che io lunedì ero paonazzo, purpureo, colmo di rabbia ogni volta che si parlava del paragone Bernal-Pantani, non tanto perché Pantani sia intoccabile, sia irraggiungibile, al momento lo è, non escludo che lo sarà in futuro, almeno per quanto riguarda la sua bravura in salita, però veramente è un paragone populista, fatto esclusivamente, io penso, per vendere il prodotto e che in definitiva, come ha già avuto modo di dire Luca, non ha nessuna attinenza con quella che è la realtà dei fatti. Sono due corridori il cui assomigliarsi si esaurisce con lo stesso giorno di nascita, nasce e muore lì il paragone perché non esiste proprio, perché se mi parli di impresa pantaniana, pantanesca o qualsiasi aggettivo relativo a Pantani si voglia affibbiare all'impresa di Bernal, poi uno va a vedere l'ordine d'arrivo, uno che è andato in coma nel 1999 quando Pantani è stato escluso dal Giro d'Italia Madonna di Campiglia e si è risvegliato il 24 maggio alle 5 del pomeriggio, ti prende a sberle perché dice sei veramente scemo, perché guarda il distacco e vede 25 secondi a Bardet e Caruso, non stiamo parlando di Tonkov, non stiamo parlando di Ulrich o Virank, non stiamo parlando nemmeno di Armstrong. Quindi è un paragone che non esiste da nessuna parte. Messaggio per gli ascoltatori. Perché facciamo queste cose? Magari siete capacissimi di farle anche voi. Qualcuno però magari non è capace di fare questi raffronti. Allora noi cerchiamo di aiutarli in questo senso.
Il podcast, ascoltatelo tutto, fino al momento in cui dico che se Bernal vince il Giro d'Italia, io sono contentissimo, anzi io in questo momento spero che Bernal vinca il Giro d'Italia, ne sarei contento se potesse associare il Giro d'Italia al Tour de France che ha già vinto. Non solo non ho nulla contro di lui, mi fa una gran simpatia dal punto di vista sportivo, i meriti finora gli sono sempre stati riconosciuti, quindi non vuole essere un tentativo di demolizione di Bernal, vuole essere semplicemente un tentativo per aiutarvi perché altrove sentite queste cose si impongono come una vulgata e magari qualcuno non ha gli strumenti per distinguere. Allora noi, oltre a raccontarvi delle cose, cerchiamo di darvi il nostro punto di vista, magari può aiutare anche nella ricostruzione di alcune cose. Vediamo come proseguirà il giro di Posso Bernal. aggiungere, prima, posso aggiungere Ripeto, una cosa? Che non voglio certo. assolutamente che si pensi che l'ha già detto tu in parte, si pensi che noi sottovalutiamo, non stimiamo Bernal per quello che è. Ti ho parlato di Pantani, proviamo a farne un paragone tra il Pantani e il Bernal corridori tout court e vediamo che ci sono tante cose in cui Bernal è un corridore migliore di quanto sia mai stato Pantani. Capacità di muoversi in gruppo, andare sullo sterrato in tanti aspetti che non sono la salita. Bernal è un corridore che io personalmente preferisco, è un grande corridore, uno dei migliori al mondo. Come talento ne ha davanti e sto Per largo dire, 4-5. nelle corse di un giorno Bernal ha già fatto probabilmente di più rispetto a Pantani, avendo essendo andato al podio sia in Lombardia che alle Strade Bianche, mentre Pantani fece benino una volta alle Ardenne, poi aveva quel terzo posto al mondiale molto particolare di Duitama. È solo che appunto non c'entrano nulla, cioè voglio dire, Pantani era il grimpeur per eccellenza, Pantani era uno scalatore puro con uno stile da scalatore puro. Cioè, se si vuole accostare dei corridori per dire, ecco, quel corridore ha qualcosina di Pantani, può somigliare a Pantani, anche se chiaramente è una cilindrata ridotta, quelli che hanno qualcosina di Pantani sono un po' Quintana, ma più di tutti David Gadou. Gadou è molto simile come tipologia, anche qui più portato per le corse di un giorno, meno forte in salita, però Gadou è molto simile a Pantani, sia a livello stilistico, soprattutto è molto simile al primo Pantani, se voi vedete come saliva il primo Pantani, quello del 94, che non aveva proprio ancora quello stile caratteristico, con le mani basse sul manubrio, sia anche a livello fisico, perché Gadou ha le stesse identiche misure di Pantani. Quindi poi uno dice, paragoni Gadou a Pantani, è una bestemmia, perché insomma, la differenza nella cattura dei corridori è tutta lì. Però il paragone non può essere basato solo sulla caratura del corridore, cioè dobbiamo anche basarlo su delle caratteristiche tecniche che hanno in comune. Per cui, cioè, può essere che Bernal sia un corridore della caratura di Pantani, adesso non ne sono ancora sicuro perché la carriera di Pantani si è interrotta sul più bello, ma quello che stava diventando Pantani dopo tra il 98 e il 99 era veramente un corridore a livello, diciamo, di Gaudio, probabilmente. E Gadou invece non è un corridore della caratura di Pantani, però a livello di caratteristiche è Gadou quello che ha qualcosa di Pantani e non Bernal, che magari può essere invece accostato a qualche altro tipo di corridore. Chiudere da una prospettiva generale, ho scomodato il livello medio di questo giro, come lo inquadriamo noi, andiamo su un piano particolare. La grande rivelazione di questo giro, che è Damiano Caruso, bravissimo, molto solido, partiva come terza forza in campo per la Bahrain, davanti aveva Landa e Peyo Bilbao. Già da sesto la diventava la seconda forza in campo, quando abbiamo visto Peyo Bilbao lavorare con Caruso che era coperto, con Landa che sembrava essere chiaramente la punta della Bahrain Victorious. Un giro, mi viene in mente una parola, solidità. E accanto alla rivelazione di questo giro, a questo Damiano Caruso, che sono due, io direi, grandi delusioni di questo Giro d'Italia. Vlasov, Alexander Vlasov è Yuccarty, che si presentavano con credenziali, sebbene erano altri due su cui si potevano accumulare delle riserve, non tanto per le condizioni, quanto più che altro per
i valori assoluti a ben vedere. Guarda, io lascio Albi su Carter Laszlo, dico Grazie. solo una cosa di Caruso. Caruso sta emergendo perché in un giro in cui tutti si stanno gestendo male, e abbiamo già accennato il discorso prima dei wattaggi, ecco, Bernal era salito a 6,1 watt chilo sullo Zoncolan, che era una salita simile a Sagadala, quindi c'è stato un calo netto, vediamo se è stata solo la giornata o se è un calo che proseguirà. Però intanto c'è stato un calo netto comunque da parte sua. Ecco, in un giro in cui tutti, compresi anche, soprattutto anzi Vlasov e Kartian, perché Vlasov, l'abbiamo detto sin da subito, stava raschiando col fondo del barile, in cui tutti si stanno gestendo male, Caruso è là perché si sta gestendo bene. E è vero che è stato sfortunato perché ha perso mezza squadra, perché avesse un Moritz, avesse un Meder, veramente sarebbe una situazione strepitosa. Però col Bilbao che sta uscendo, cioè io se a questo punto del giro, se Caruso vince il giro, non mi sorprendo. Aspetta, prima di passare con i due amici di Albi the Quick, Van Exel Faroldi, giuro che non sapevo come giocassi a basket, figura de merda. Domanda, a dividere Caruso e Yates a tre tappe dalla conclusione, lasciamo perdere Stradella. C'è un minuto a vantaggio di Caruso e direi anche una cronometro finale. Ma Luca, più Caruso o più Yates? Immaginando una crisi di Bernal che proseguirà, mi auguro di no. Più Caruso o più Fatto Yates, è che deputato a riaprire il giro? allora sulla carta sicuramente Yates, perché è il corridore che ha le doti migliori, e quando Yates, come diciamo sempre, quando Yates sta bene, Yates forte. Però è vero che Yates è anche un po' così, un po' discontinuo, insomma, ti fa una super scala sullo Zoncolan e 2 giorni dopo va quasi alla deriva sul Jau. Per cui alla fine io do chance a tutti e due, perché Yates ha dalla sua l'esuberanza, però Caruso ha la solidità dalla sua parte. E come ho detto prima, anche Almeida, per quanto visto oggi, non lo butto nella pattumiera, perché sì, cioè sono tantissimi, 8 minuti e 45 secondi, però insomma, se sull'Alpemera gli prende un altro minuto, e a Bernal, e se poi attacca già sul passo San Bernardino, visto come stanno i corridori, visto anche come stanno le squadre dei corridori, perché Yates appunto ha perso Schultz e insomma Nieve e Kanger che possono fare il giusto, Caruso abbiamo detto a Bilbao, ma a Bilbao e basta, e Bernal ha solo Daniel Martinez quando conterà, quindi c'è anche lo spazio se Almeida sta veramente bene, se continua a essere quello visto oggi, per fare l'impossibile. Qui io do chance a questi quattro, diciamo, di vincere il giro. Bernal ancora favorito, però anche Caruso, Yates e Almeida potrebbero fare il giro. Albino, Luca ha usato una parola, pattumiera, che bella parola per introdurre qualche valutazione su Carty e Blasu, con tutto il Mi rispetto. dissocio innanzitutto da questi termini denigratori Pattumiera sportiva, dai, ci chiamiamo sta nei badar capello, come confronti direbbe De Bonis. questi termini denigratori nei confronti di due atleti rispettabili e dal fisico statuario, quali sono Vlasov e Carty. Allora, a me viene da dire, dopo 2 settimane con il maltempo fisso come la nuvoletta dell'impiegato su Fantozzi e Filini, due adoni, due bronzi di Riace come Vlasov e Carty, è già tanto che siano arrivati a questo punto del giro. Già mi sono stupito nel non vederli congelati a Cortina, sempre restando in tema di Fantozzi, pronti ad essere venduti al banco del pesce, congelati. Però no, la loro fisicità lascia intravedere quelli che sono i loro limiti. Difficile poter pensare di godere di un grande recupero con dei fisici del genere estremizzati. Probabilmente faranno anche fatica
salvare la top 10 perché il botto di oggi è stato fragoroso e è anche un peccato perché le loro squadre sono state tra le più propositive in questo giro. Anzi, addirittura in un paio di casi sono state talmente propositive da mettere in difficoltà i loro stessi capitani. Penso alla F nella tappa degli Serrati e alla Stana nella tappa dello Zoncolan, segno che credevano nelle possibilità di questi due. Però quando ti presenti così ad un grande giro, la coperta inevitabilmente è corta. Sì, parte il... No, veramente, cioè, non è che si vuole fare body No, no, shaming, no, cioè, attenzione, oh, abbiamo ragazzi, parlato anche in passato, descrivo, abbiamo parlato... descrivo quello No, che attenzione, vedo, perché... descrivo quello che vedo. No, io dico una cosa, magari un po' scomoda, con il massimo rispetto nei confronti di Vlasov e Carty, atleti, se rappresentano l'immagine di un certo tipo di ciclismo... Per aderire a considerazioni da parte di chi stasera non è con noi, non vorrei neanche essere tacciato di citazioni rubate. Io non sono così scontento che il loro non sia stato un giro di successo. Se certe strade si dimostra che non portano al successo, io non sono così scontento. Poi può essere anche un punto di vista scomodo, però io lo dico sinceramente. Siamo giunti in conclusione dell'episodio numero 208. Episodio un po' così, avevamo soltanto la cronaca di questa tappa, abbiamo fatto più che altro considerazioni, ci siamo tenuti compagnia. Speriamo che possiate ascoltarlo mentre vi godete quella che sarà un'altra bellissima tappa, quella di Stradella. Servirà un miracolo di montaggio, vediamo quello che riusciamo a fare. E ci sono ancora due tappe, quella è l'Alpe di Mera. Doveva esserci il Mottarone. Mottarone non ci sarà perché è stato tolto a seguito del tragico incidente, 14 morti, il fatto della funivia lo avete sentito tutti. Mi permetto anche qui una considerazione, onestamente non voglio andare nel merito. Allora, se io ci fossi stato lunedì in puntata, non c'ero, meno male, su RCS avrei sparato polemicamente, si intende, con una colubrina piena di ghiaia, alzo zero. Perché la gestione di quanto accaduto nella tappa di Cortina a me non è piaciuta per niente, specialmente da un punto di vista comunicativo. Qui onestamente non riesco, dico questa cosa perché magari poi qualcuno magari la chiederà perché non avete parlato dell'esclusione del Mottarone, quindi vi prometto di dire questa cosa. Qui non mi sento di prendermela tanto con RCS perché se nella tappa di Cortina c'è stata una sollecitazione dall'interno, che RCS doveva gestire, che non ha saputo gestire, non ha saputo comunicare con chiarezza cosa è accaduto. Qui pare che la sollecitazione sia stata dall'esterno, quindi onestamente, per motivi che sono poi peraltro anche sindacabili, cioè onestamente, questo mi sembra che sia un paese che dovrebbe prescindere un po' dall'emotivismo che lo caratterizza. Emotivismo non per indicare quelle teorie etiche, se no Giacomo mi tira le orecchie, lui ne saprebbe parlare divinamente, cioè nel senso questo mettere davanti a tutti il sentimentalismo, questa simbologia, bisognerebbe passare a un piano un attimino più pratico, più concreto, lasciare da parte dei gesti dimostrativi che servono poco. Se di gesti dimostrativi si parla, perché si è parlato dell'esclusione del Mottarone per ragioni di sensibilità, anche perché passano poche ore e sembra che non ci si debba arrabbiare con il caso, non vado oltre perché ci sono delle indagini in corso e quindi trascendere un attimino il piano come dire, il piano della simbologia, il piano dell'emotività, andare più sul piano pratico. Credo che sia, questo è il mio auspicio, onestamente, per questo paese, per l'andazzo generale. Quindi, onestamente, non mi sento di criticare RCS per l'esclusione del Mottarone. Anche perché vi tiro in mezzo voi due, non voglio tirarvi in considerazioni che, diciamo, vanno oltre il ciclismo. È veramente il paese della retorica. Fatemi dire una cosa, che lunedì io ci volevo essere. Il paese della retorica, anche da parte di addetti ai lavori, che mettono sempre al centro delle loro analisi elementi contingenti, quali il pubblico, e parlano veramente poco di ciclismo. E poi in una situazione come quella di Cortina, il pubblico diventa un elemento poco importante
un elemento non meritevole di spiegazioni che andrebbero pretese, ma che non sono state pretese, forse perché qualcuno ha interesse a non mettersi di traverso con chi poi organizza. Questo è un punto di vista personale. Volete aggiungere qualcosa? No, no, completamente d'accordo. Penso che tu abbia già detto tutto. Sarebbe inutile aggiungere qualcosa se non dire che siamo proprio la terra dei cachi. Ci sarà questa salita finale dell'Alpe di Mera e poi ci sarà l'altra tappa, quella con il Passo San Bernardino, di cui abbiamo parlato, abbiamo parlato precedentemente, lo Splugen Pass e poi la salita finale. Bene, con queste considerazioni finali chiudiamo quindi l'episodio numero 208. Io vi ricordo che se volete scriverci potete farlo sulla nostra mail cyclingchronicles.podcast@gmail.com. Potete contattarci su Facebook dove ci trovate la nostra pagina Cycling Chronicles, su Instagram, su Twitter c_c_podcast. Mando un caro saluto a Fabrizio che c'è nella puntata di lunedì. Se volete diventare Patreon come lui, potete usare la piattaforma Patreon con una donazione. Venite qua e charlate con noi, fate considerazioni sul ciclismo e su altro, su Carti, su Vlasov, su quello che volete. Noi vi ospitiamo. Finora quelli che ci sono stati hanno detto che si sono divertiti. Quindi se volete essere coinvolti, Patreon è. Venite qua a farvi masticare dal tirannosauro che stasera era particolarmente prolisso, sicuramente meno di me. Albi De Quick, ringrazio per la compagnia e per la chiacchierata. Chi lo vince il Giro d'Italia? Spero Bernal perché se lo merita dopo 2 settimane alla grande e penso anche Bernal. Questo non vale come pronostico perché non abbiamo quello di Giacomo Lini. Ti ringrazio Albino, ci sentiamo per la prossima puntata. Alla prossima, Cancun! E chi conosce Nick Van Exel sa a cosa mi riferisco. Luca, grazie mille anche a te per la compagnia e per la chiacchierata. Faccio la domanda anche a te. Chi lo vince il Giro d'Italia? Ma io sparo un Dame Caruso, dai, ma rischio. Per lo stupore generale, Caruso riuscirà a fare quel che non fece Panizza nel 1980. Comunque un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo episodio. Secondo te chi vince? Guarda, non vale come pronostico, ho detto perché non c'è Giacomo. Io spero che vinca Bernal, e insisto con Egan Bernal. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a settimana prossima con le considerazioni finali su questo Giro d'Italia che sarà concluso. A presto, ciao ciao!